E bentornati amici della Digitalica, Samuele Vorio che vi parla. L'ultima volta eravamo qua all'assedio di Oxil nella nostra campagna con Gorrok alla ricerca dei dinosauri perduti. Direi che lanciamo subito l'assalto anche perché questo ci consentirà di vedere quali sono state le modifiche che Creative Assembly ha apportato alle battaglie assedio nella patch 4.1. Battaglie assedio che lasciatemi dire. Al momento sembrano molto 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 meglio finalmente di quello che erano al rilascio. Ci sono voluti 2 anni e mezzo? Quasi tre? Però siamo lì finalmente, siamo finalmente arrivati al punto. No, dai, 1 anno e mezzo, quasi due. O forse no. No, mi sa che sono già passati quasi 2 anni, sì. Però adesso finalmente le torri che possono essere costruite in tutti questi punti qua, una volta distrutte, non possono essere più ricreate, e questa è la grande manna dal cielo che tutti noi abbiamo. Inoltre, i punti vita delle porte sono stati raddoppiati, così come quelli dei muri, in modo che i muri diventino un po' di più un problema per l'intelligenza artificiale e per noi, in quanto giocatori. E devo dire che finalmente si sente un po' di. Si sente un po' la necessità di assaltare le mura, anche se, come vedremo ora, non c'è bisogno eccessivo di farlo sul serio. Allora, noi cosa faremo? Prendiamo una tattica dal vecchio libro del vai alle mura e chi se ne frega con i tuoi eroi, mentre tutto il resto delle nostre unità starà qua dietro. Le nostre unità staranno qua dietro perché? Perché stiamo combattendo gli Skaven. Ed è uno dei pochi motivi per cui stanno qua. Uno, non voglio che le torri mi piglino. Due, gli Skaven hanno l'abilità Menace from Below, che evoca un'unità di ratti del clan. Di solito il gioco è molto molto bravo a utilizzarlo sulle nostre unità di tiratori. Unità di tiratori che noi non vogliamo vengano prese. Quindi cosa facciamo? Le nascondiamo in mezzo alle nostre unità da tiro. Scusate, a corpo a corpo. Così quando spawneranno vedrete che li faremo fuori. Dovrebbe spawnare all'incirca tra 15 secondi. Ah no, eccola qua. 45 secondi hanno di countdown. Ora, come vedete, se noi diamo alle nostre unità questo, loro dovrebbero cominciare a combattere. Sono un'unità evocata dietro le linee. Prendono un sacco di danni di morale. Qua nessuno si è nemmeno accorto che erano arrivati. Ora, mentre Gorrok si impegna, e credetemi, si impegnerà a lungo a provare a far fuori questo portone, sempre che il gate bug non venga ripescato fuori dall'intelligenza artificiale, due delle nostre unità di Sauri Guerrieri si stanno accingendo a scalare le mura nemiche. Ora, l'ultimo cambiamento che servirebbe, secondo me, a Creative Assembly per creare delle battaglie assedio effettivamente belle e divertenti è il fatto che le scale devono essere veri oggetti che possono essere trasportati lungo la mappa. Questi devono proprio crearli in maniera che possano essere distrutte, in modo che le mura tornino ad essere quello che sono sempre state nei Total War, ovvero un checkpoint. Ora, in realtà questo non sarebbe l'unico problema da risolvere, perché al fine di creare delle mura che siano davvero dei checkpoint, dovrebbero bloccare dei punti in cui le unità possono salire e scendere dalle mura. Perché, per esempio, non ha alcun senso che in questo tratto dove non c'è niente le unità possano salire e scendere. Lo vedo già più plausibile qua vicino alle torri. Però, ragazzi, stiamo parlando della luna quando a noi basterebbe avere sul serio quasi un non niente. Quindi speriamo che rendano le torri, scusate, le mura un checkpoint come dovrebbe essere. Nel frattempo qua noi in teoria stiamo provando a catturare questo punto, ma vedo che facciamo un po' di fatica, quindi sapete cosa facciamo? Ci buttiamo lì i nostri soldati, li facciamo arrivare alle nostre torri, intanto che i nostri eroi combattono spavaldamente. Andiamo a fare questo e aspettiamo di avere 20 per una deliverance sovizia di quelle grosse. Ok,
Sì, dovremmo aspettare un po', eh. Però, però, nel frattempo qua dovremmo riuscire a far fuori questi ratti del clan. Sì, ma se ci mandassimo anche loro, dovremmo fare, dovremmo riuscire a catturare questa torre che ci sta dando grandi problemi. Una volta catturata quella torre, in realtà noi saremmo più o meno messi bene. Eccola qua che la stiamo catturando. Ora continuiamo a combattere, continuiamo a combattere. Stiamo per arrivare al 20 come... Ok, abbiamo catturato la torre, perfetto. Stiamo per arrivare a 20-20 della magia. Ditelo voi velocemente, 20-20 della magia. E utilizziamo la Deliverance of Izza del livello 3, che è quella proprio di Gesù Cristo. E... diciamo che sono morti. Mandato in rotta praticamente 4 unità. Qua diamo un bonus della vita a Gorrok. Mentre il nostro Lord Croc si riprende un attimo. Andiamo a far fuori questi. Oh mio dio. Dai. Maledetti, quante ne avete? Di evocazioni, quante ne avete? Però direi che... ecco, un'altra cosa, l'intelligenza artificiale dovrebbe tipo riconoscere tipo il 10% della sua armata va qua, il restante 40% protegge le zone centrali, specialmente adesso che poi hanno creato questa cosa che per catturare il punto cattura finale devi catturare prima la key building. Fai difendere questi due punti e lascia delle unità all'esterno, no? Che così previeni anche tipo gente che va in giro a cisare il mondo. Sarebbe una buona idea secondo me. Oh, madonnina. Dai riccioli d'oro. Stiamo facendo fuori sto lord finalmente. Mandiamo Lord Croc qua. Possiamo utilizzare un'altra cura direi su Croc. E gli facciamo utilizzare la Deliverance of Pizza. Quindi adesso portiamo fuori le pizze e le mandiamo agli scavi che ce le avevano ordinate. Il danno c'è. Ok, il danno è buono. Il loro lord scappa, quindi direi che andiamo a far fuori il resto delle unità. Anzi, teniamo indietro Croc a tenere d'occhio, mettiamola così, il loro lord. Lasciamo una deliverance servizio su questi clan rats. 90% dei punti vita fatti fuori. Direi che la cosa è molto positiva. Croc, tu devi far fuori questo warlord che sta avendo parecchie difficoltà a muoversi, devo dire la verità. Ok, possiamo entrare tranquillamente con tutto il resto delle nostre unità, cosa che non avevo nemmeno progettato di fare, ma vediamo di farlo. Un'altra cosa da risolvere, ragazzi, se io vi dico di andare attraverso le porte, voi andate con tutte le unità attraverso le porte. Non è che mi cominciate a scalare le torri, perché le torri in questo momento sono un problema più che altro. Cioè le torri, scusate, le scale. Perché come potete vedere, metà delle mie unità sta scalando le scale, l'altra metà è più o meno entrata. Ed è una cosa che non mi piace per niente. Se vi dico da terra vai a terra, non dovrebbero salire sulle scale. Questo è stato un errore a livello di design, secondo me, quando hanno disegnato questo cambiamento, che è avvenuto durante la vita di Warhammer 3, quindi non aveva assolutamente alcun senso. Cioè, sono partiti bene, poi dopo qualcuno ha detto: ma perché non facciamo questa... la meccanica si chiama auto queue. Nel senso che le unità si mettono automaticamente in coda per entrare attraverso il cancello, e se ci sono più di una possibile entrata scelgono le entrate libere. Quindi cancello, scala, scala. Se il cancello è occupato da un'unità che lo sta attraversando, tutte le altre vanno sulle scale, che è una minchiata clamorosa. Scusate il rant, ma so quanto ci stanno lavorando dietro adesso, perché parlo personalmente con gli sviluppatori quasi giornalmente, e mi girano le palle in una maniera clamorosa,
che tutto il lavoro che stanno mettendo nel mettere a posto meccaniche rotte non possa essere portato verso un DLC, perché devono mettere a posto quello che hanno svangato 2 anni fa i geni che hanno creato Warhammer 3. Ci siamo presi però l'amuletto di Itzel, che è molto molto buono, perché per può essere utilizzato una volta in battaglia e ci dà un 60% di resistenza a tutti i tipi di danno. Qua Lord Croc è arrivato a livello 5, mentre il nostro eroe della carovana è arrivato a livello 4. Possiamo ora utilizzare 2 skill point. Il primo aumenta il numero di specie che ci riportiamo indietro durante la campagna. Questo aumenta il budget. Questo aumenta il replenishment rate e riduce le perdite subite da qualsiasi forma di attrito. Peccato che lui non possa subire danni da attrito in generale, quindi Trusted è molto molto meglio. Detto questo, Xotl non mi fido ancora a fare l'upgrade. Perché? Perché se hanno un'armata su Batum, al posto di mandarla ad Oxil, dove abbiamo le nostre unità di il nostro esercito, la manderanno su a Xotl se noi cominciamo una produzione. Quindi diciamo che sto lavorando conoscendo qual è il targeting dell'intelligenza artificiale. Piuttosto di venirti a combattere, l'intelligenza artificiale preferisce come tattica quella di venire a romperti le scatole e fare dei raid nel tuo territorio, che va benissimo per fazioni come, che ne so, gli uomini bestia, visto che abbiamo qua Morgur. Però per fazioni come l'impero, che per esempio dovrebbero essere incentivate nel difendere i propri territori, per me non va bene. Quindi anche lì ci dovrebbero essere diversi livelli di pensiero dell'intelligenza artificiale, che purtroppo non ci sono. Detto questo, abbiamo finalmente finito la nostra prima spedizione, quindi direi che è ora di mandare l'altra. Cosa vogliamo qua? Rigenerazione per le unità di bastiladonti, oppure 10% di resistenza fisica per i Croxigor. Ciao. Io mi prendo tutto quello e andiamo a decidere dove andare. Decidiamo dove andare. Abbiamo visto che possiamo prendere solamente le unità del primo tier, quindi possiamo scegliere tra delle tartarughe giganti, delle galline troppo cresciute, che in realtà sono gli antenati delle galline, quindi non sono le galline che sono cresciute di meno, i cerapodi, i Nuatl, che ok, direi che sono troppo belli i Nuatl, hanno una faccia troppo divertente, e ovviamente Egg Collection. Ora ad Oxil costruiamo subito la menagerie, e ora possiamo finalmente schiudere delle uova. Gli Omicant sono unità fantastiche, perché Wallbreaker, resistenza fisica, resistenza alle magie e ai missili, e soprattutto hanno un danno molto molto alto con 110 di armatura. Quindi direi che faranno parte della mia armata, mentre ci spostiamo verso Subatun. In questo modo chiudiamo il fronte ovest, tanto qua ci sono i nani, con i quali dovremmo avere un patto di non aggressione. Infatti ce l'abbiamo. E poi ci spostiamo e vediamo di fare fuori quello che rimane degli Skaven, che al momento non hanno nessuna intenzione di chiederci la pace, ma hanno solo 2 territori. Il primo sarà Subatum, il secondo forse le sentinelle? Sì. O forse no. Non lo so. Comunque, Sequence of Skink Spawning come nostra tecnologia.
E diamo... Saptol, che ci dà una maggiore probabilità di successo che i nostri interventi diventino delle battaglie di imboscata a favore nostro. Quindi questo mi sembra molto molto positivo. Il clan Pestilence per ora non si fa vedere con nessuna unità, nessuna armata, e questa cosa mi preoccupa perché sono il clan Pestilence. Quindi nei prossimi turni potrebbero colpirmi con un 1-2 di quelli interessanti. Ok, abbiamo trovato dei sauri. E dobbiamo decidere se vogliamo quelli con la lancia o quelli con la mazza. Direi che quelli con la lancia sono un po' peggio per come è fatto il nostro esercito rispetto a quelli con la mazza. Noi vogliamo quelli con la mazza. Qua abbiamo un eroe, anzi un lord, che è fuori da Subatum, e possiamo prenderci una vittoria decisiva con perdite minime e occupare Subatum. Perfetto. E il prossimo turno cominciamo a mangiare, a marciare verso sud, anche perché Oxil io la vedo sotto assedio praticamente il prossimo turno, secondo me. Se non il prossimo turno, quasi. Qua ci prendiamo Greater Arcane Conduit, perché? Perché ci dà Spell Mastery, che migliora di tantissimo l'abilità di Croc. Più 10% al danno su la Delivery of Izza, che fa dei danni già parecchio paua di suo. Non c'è niente da sputarci sopra. E dovremmo aver quasi, quasi risolto la questione Skaven, almeno lì all'inizio del sud. Se riusciamo a far fuori Skrolk in fretta, vedrete che sarà molto molto bello. Allora, qua abbiamo dei Trespasser, che sono degli Skaven. E, ma guarda, giusto per... stavo per dire, giusto perché stiamo combattendo gli Skaven, li andiamo a combattere, ma ci hanno teso un'imboscata loro. Ci hanno teso un'imboscata loro. Questo non sarà molto positivo, anche se in realtà abbiamo tante unità che possono fargli male. Bastiladonti, buongiorno. Vigore infinito e rigenerazione, questi qua potrebbero farsi fuori da solo un'armata Skaven in generale. E andiamo a guadagnare uno Skinkchief, che non sono granché, però comunque vanno a complementare abbastanza bene il loro, il nostro lord. Ah, lo Skinkchief è su Zero Dazzilo. Ragazzi, posso dire che è bellissima questa mappa. Cioè, guardate il cielo. Ok, non guardate la nebbia che non si vede niente davanti, ma guardate il cielo. Una delle volte che si vede... cioè, una delle cose che si vede poco, non è che davvero osserviamo poco il cielo. Come facciamo anche nella nostra vita. Non osserviamo mai le stelle. E invece, a volte i cieli sono le parti più belle. Io sto dicendo tutto questo sperando che cominci l'imboscata, ma qua alla fine... cioè, ragazzi, li vedo io gli Skaven, nel senso, guardali. Attenzione. I Jezzei su cosa sparano? Ok. Allora, qua cosa hanno? I Jezzei da una parte e i Jezzei dall'altra. Ok, il mio eroe è su... direi che andiamo direttamente tutti da questa parte a far fuori i Jezzei di sinistra. E poi, quando avranno lasciato indietro i Jezzei di destra, li andremo a far fuori. Op, 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 op. Sembra che stiano attaccando i nostri Sauri. C'è poco che ci possiamo fare relativamente. Ci pigliamo questi e andiamo di lato, anche perché dobbiamo far fuori il prima possibile Warpfire Throwers.
Quindi, perché quelli se cominciano a sparare ci fanno fuori l'armata. Ve lo dico. E qua lo nego. Per fortuna non hanno sparato nemmeno una volta. Allora, uno qua, uno qua. Tu cominci a curare i sauri. Ok, voi vi dividete. E molto bene, molto bene. Lì ci sono degli altri Jezzail, ma quelli li andiamo a prendere adesso. Allora, il nostro Skin Chief va qua. Qua facciamo fuori questi, qua facciamo fuori questi. Tu attacchi qua, tu attacchi qua. Voi continuate ad inseguire le unità nemiche. Bravissimi. Questi sono andati in rotta, perfetto. Il lore nemico va bene, è morto. Tu vai a attaccare questi Jezzail. Qua non possiamo droppare niente, qua invece sì. Oh, la scelta dei Sauris è rivelata fondamentale per quella che è stata la... il nostro bisogno di una frontline molto molto tanky. Anche perché adesso stiamo cominciando a perderli un po'. Ok, vai, andiamo a far fuori sti rapide clan. Anzi, voi vi ritirate, vediamo se riusciamo... anzi, vi ritirate, vi spostate nelle retrovie, vediamo se riusciamo a far fuori sto rattogre. Prima che ammazzi il nostro generale, magari. Il nostro generale fa dei danni che Oxyotl se li sogna. Oxyotl, per chi non lo sapesse, è l'uomo lucertola, quello dei... quello del DLC, The Silence and the Fury. Andiamo di farlo fuori. E cos'è rimasto? Il Warlord Jezzails, che facciamo fuori così. Ok, dovrebbe essere finita l'imboscata. Abbiamo vinto noi. La cosa è molto positiva, perché con sole 44 perdite ci siamo guadagnati uno Skink Chief che è su Terradonte. E la cosa mi piace molto. C'è anche un malus a ignorare troppe battaglie, perché dei nemici, mettiamola così, che sono un po' incazzosi, potrebbero uscire fuori e dire: ma scusa, tu dovresti proteggere sti posti, perché non lo fai? Allora attacchiamo anche te, visto che prima ti lasciavamo passare. Quindi dobbiamo stare molto attenti a valutare i pro e i contro di quando ci conviene e quando non ci conviene invece assaltare queste battaglie intervento, anche perché quando si tratta di perdere tipo 44 sauri, come in questo caso, conviene quasi sempre farlo. Anche perché riusciamo praticamente a ritornare a full vita sin da subito. Gorrok, adesso voglio che vai ad Oxil molto velocemente. Sono curioso. Clan Pestilence ha guadagnato due nuovi territori. Quindi è molto molto probabile che siano questi tre. Si sono confederati per caso? No, non mi sembra proprio. Però vabbè, adesso dobbiamo decidere se andare alle Sentinel of Time, Marks of the Old One e Altar of the Ordnungsrath. Qua sarebbe carino poter reclutare qualche eroe, ma non ho ancora quella possibilità. Diamo però dei punti degli skill al nostro generale, che è andato al Dragonfang Mount. Quindi starà lì a prendersi le piaghe del buon Kugat, poverino. E non sembra che stia succedendo niente, tranne che Xlanuapec si sta muovendo. Xlanuapec, ditelo 30 volte velocemente. Xlanuapec, Xlanuapec, Xlanuapec.
È uno scioglilingua molto meglio di 3 tigri contro 3 tigri. O 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Detto questo, possiamo decidere ancora attraverso dei lavoratori che si erano perduti in giro che cosa aggiungere al nostro, alla nostra armata. Possiamo aggiungere degli scinchi schermagliatori, ma abbiamo già gli scinchi camaleonti, due corti di scinchi con giavellotto oppure un Croxigor. Direi che i Croxigor sono molto belli. Ok, qua possiamo fare la battaglia per lo scudo degli Eoni, ma è una battaglia parecchio parecchio difficile, per la quale mi piacerebbe in realtà dedicare le mie unità quando saranno più forti. Detto quello, Oxile e Subatum sono due località che possiamo perdere, nel senso che non abbiamo nessun tipo di idea di dove siano le armate di Skrulk. Quindi anche Quetza potrebbe essere sotto attacco, ma penso che Oxil, visto che ha la guarnigione fatta a pezzi, possa essere un punto di attacco migliore. E direi che cominciamo a portarci più velocemente possibile alle sentinelle del tempo, perché altrimenti qua... No, Tenuan per fortuna non si trova in quella posizione. Possiamo però allearci con Carcassonne, fare almeno un trattato di non aggressione. E con le sentinelle del sud facciamo un accordo di commercio più accesso militare. E anzi, in realtà potremmo confederarci con loro. Però io ho la brutta impressione che Skrulk sia qui, al sud. E quindi non voglia... quindi non voglio confederarmi con loro per poi perderle. Perdere quel territorio in due secondi. Vediamo se il prossimo turno sono ancora vive dopo aver conquistato le sentinelle... Sentinel of Time come insediamento, e riusciremo magari a darci un'occhiata. Anche se mi sembra che siano morti. Voi andate bene lì. Non c'è bisogno di patti, non aggressione né niente. Siamo tutti amici. Ok, abbiamo una... abbiamo scoperto un'armeria. Quindi i Croxigor della spedizione distruggono delle rovine, e in modo tale che scopriamo quella che sembra essere una grotta. Al di sotto di questa grotta, quindi dentro questa grotta, troviamo quelli che sono le rimanenze di alcuni Lizardmen molto molto vecchi che sono morti nelle loro barricate. Il team va in ispezione di questi materiali che sono inusuali e i design, e fanno dei design per le loro armature. Quindi possiamo scegliere se avere scaglie impenetrabili, unyielding scales, flexible scales, oppure dire: scusate, ma queste scaglie non sono nostre, andiamocene e gli spiriti ci aiuteranno. E questo ci dà 5% di resistenza fisica a tutte le unità della nostra armata. Adesso vediamo, sì, come pensavo, Skrulk era lì giù. Quindi non aveva alcun senso fare una confederazione, perché Skrulk purtroppo li ha fatti fuori. Avanziamo alle Sentinel of Time e possiamo prenderci una vittoria decisiva con perdite basse. Mi dispiace solo che non abbiamo fatto in tempo a vedere queste nuove bellissime unità in azione. Ma conquistando le Sentinelle del Tempo e quindi completando la nostra seconda provincia, quindi adesso abbiamo un bel imperietto,
da cui partire, specialmente perché Izza può essere portato a livello 3. Direi che siamo in una posizione perfetta per far finire il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.